Buongiorno a tutti e buona domenica. Benvenuti all'analisi ciclica evoluta su due mercati, sul DAX e sul FTSE MIB. Facciamo un po' di considerazioni, vi va? Se per quanto riguarda l'indice tedesco abbiamo bucato soltanto il 23% di ritracciamento rispetto alla distanza tra questo minimo e questo massimo e continuiamo a essere in divergenza ribassista, quindi con massimi che crescono e con massimi crescenti sull'indice e massimi decrescenti sugli indicatori, cosa che dovrebbe portare a stoni, ma solo temporanei per la partenza appunto di determinati cicli inversi. E questo ci permette di capire che la tendenza a rialzo è sempre molto forte, come per quanto riguarda il discorso di S&P 500. Scendiamo nello spaccato e vediamo che cosa sta succedendo. Da qui è partito perlomeno appunto un TP4 o un annuale, un TP5. Il primo mensile dovrebbe essersi chiuso qua, come da intuizione per il tre tempi. Successivamente abbiamo avuto un primo TP1 bisettimanale e poi un secondo che è arrivato ormai diciamo alla chiusura del T settimanale, del primo T settimanale, perché è arrivato a 11 barre. Su massimo 11. L'unica centratura alternativa che tra virgolette si potrebbe avere è quella di una chiusura qui a 7 barre, anzi a 6 barre più minimo, e successivamente un 3 più 5, quindi con una chiusura di un settimanale il 20 di luglio. Ma è possibile aver avuto una chiusura il 20 di luglio? Qua? Teoricamente sì. Non possiamo escluderlo. Il discorso è che però avremmo un T-3 ribassista, ma con un T-2 che ma è un po' così, ok? Per cui teniamo questa ipotesi B in campo perché è l'unica che va valutata come dovrebbe fare un analista, ovvero rispetto ai piani che ci si aspetta, ma rimane però un'ipotesi B, anche perché fino a lunedì non avremmo idea di che cosa succederà. Per cui, come di consueto, queste sono considerazioni da fare insieme. A 11 T-3, a un certo punto mi aspetto che ci sia un rimbalzo, non soltanto perché appunto parta un secondo T, un secondo ciclo settimanale dopo questo arrivato a 11, e anche in questo caso abbiamo dei cicli abbastanza lunghi, ma anche per il fatto che se faccio il controllo sull'inverso, o che abbiamo un T inverso che è arrivato a ben 4 candele con un gap down di fuga, ok? E che però a questo punto dovrebbe farmi eventualmente una chiusura di T-1 inverso, di ciclo a 4 giorni inverso, anche 5 eventualmente. Quindi lunedì può aggiornare i minimi, ma poi mi aspetterei eventualmente una salita, anche perché se sul grafico giornaliero siamo andati in death cross, come vi ho fatto vedere, qui stiamo andando in golden cross. E conta un attimo di più il time frame a un giorno rispetto a quello a 15 minuti. Per cui nel breve, ok, ma per il prosieguo, se qui avremo una conferma con continuazioni di, si sale. Anche perché la tendenza, come detto, e a salire. Anche in questo caso stiamo parlando di un mercato che è finito in bear market, con una perdita oltre il 20-30% della capitalizzazione dell'intero mercato, che è una roba epocale, e ne stiamo uscendo in 2 marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, in 4 mesi. Abbiamo quasi riguadagnato i massimi in 4 mesi. È pochissimo. È una salita eccezionale che potrebbe essere sempre riferita al fatto che abbiamo avuto un ciclo master di GAN che ha chiuso a novembre 2018, poi un raccordo ciclico da un anno con un TP5 di raccordo e successivamente, chiuso il raccordo qui, sta partendo un altro pluriennale. Per far partire un altro T più 8 abbiamo bisogno perlomeno di un T più 6 a rialzo.
Sarebbe un biennale eventuale a rialzo che non violi questo minimo per un paio di anni ciclici. Di questo ne parlavo già tanti mesi fa, probabilmente a maggio, ok? Forse già aprile. Tenete conto di questa informazione, è fondamentale. Passiamo al FTSE MIB. Per quanto riguarda il FTSE MIB, ci sono delle cose interessanti. Come al solito, giocate con gli strumenti che avete. Ne avete tantissimi, non avete soltanto le considerazioni che posso fare io sul mercato, ma ne avete un miliardo di altre, d'accordo? Innanzitutto, in questo caso, come vedete sul FTSE MIB, siamo in ritardo sotto tutti i punti di vista, ovvero siamo andati a incrociare con lo 0,61 di ritracciamento di Fibonacci, guardate, quasi perfetto, tra l'altro su questa candela. Siamo andati a incrociare sulla media mobile a 200 periodi, siamo indietro quindi rispetto al rimbalzo fatto sul DAX, ma anche in questo caso la situazione è molto molto simile, con un T settimanale arrivato a 11 barre, per cui anche lunedì eventuale minimo, se proprio voglia di farsi ancora un minimo, e poi ripartenza verso l'alto, anche perché in questo caso abbiamo una candela d'oggi che dice teoricamente possibilità di pausa e di inversione. Qui su DAX non ce l'abbiamo, qui su FTSE MIB sì. L'altra cosa che vi faccio notare è che se vi piace giocare con i grafici dopo che avete fatto un intenso studio anche soltanto di analisi tecnica e di indicatori, vi renderete conto che su questo grafico è da un po' che vi faccio vedere delle bande di Bollinger. Forse non l'avevate notato, ma è così. Se le bande sono quelle verdi, ok? Dato che siamo distanti dall'Akumo, guardate dove siamo andati ad atterrare con questa candela. Siamo andati a finire sulla halfway. Anche questo è interessante. Se questa tiene, si sale lunedì, martedì magari. Si può anche andare in chiusura di T inverso, perché come al solito sapete che il punto focale è questo T inverso, sta facendo partire un T più 2 inverso. Un nuovo TP2 inverso dopo che questo è chiuso, un nuovo mensile inverso dopo che questo è chiuso, a 30 barre, o può fare inversione di marcia e andare a 4 tempi con un quarto T inverso, sempre vincolato a ribasso come questi. Perché quella è la domanda fondamentale. In questo momento, per quanto riguarda il discorso di swing, abbiamo l'evidenza che sta partendo di tutto l'inverso. E ricordiamoci che dopo un tentativo di spinta per far partire appunto il secondo T settimanale di questo secondo T più 1 B settimanale, poi dovremmo andare a chiudere il mensile partito da qua insieme al secondo trimestrale, perché il mensile è già arrivato da questo minimo a 30 barre. E se non vorremmo fare appunto un tre tempi, perché in realtà qui può chiudersi un mensile, 30 giorni. Abbiamo anche la condizione per la chiusura del primo T più 2? 1, 2, 3, 4, 5. Un mensile chiude, un T più 2 chiude con un T meno 1 ribassista. Ce l'abbiamo. Qui si può essere chiuso serenamente il nostro mensile e può ripartire il secondo. Questo lo sapremo molto semplicemente in base agli swing e alla tendenza, ma a partire da lunedì. Per cui capite che se fate uno studio approfondito di analisi tecnica, indicatori, candele giapponesi, Ichimoku, arrivate poi ai cicli base e eventualmente vi spingete a Gann, arrivate a quella che è l'analisi ciclica evoluta, che permette con tanta pazienza di andarsi a guardare un grafico e di capire quali sono le possibilità di salita o discesa, con un'adattività pazzesca peraltro, perché lunedì mattina, il 21 luglio, no, cos'era? Era lunedì, no, martedì mattina, io avevo segnalato che io mi aspettavo una shooting star la mattina alle 9 in apertura e non la sera in chiusura. E cosa c'è stato? È stata una shooting star, sia qui che qui.
Andate a vedervi di nuovo il video. Mi aspetto una shooting star. C'è scritto shooting star nel titolo proprio. E qui noi abbiamo preso subito l'inversione. Non so quanti altri analisti potessero prevedere una shooting star e un'inversione di tendenza rispetto a questa continuazione di salita. Con l'evoluta possiamo farlo. Con gli swing, il controllo sugli swing possiamo farlo. E sfido anche i detrattori che sono passati da TradingView, qui al mio canale di YouTube, a fare di meglio. Viceversa, le critiche di chi non sa nulla di un metodo fanno un baffo all'autore del metodo stesso. Direi che dovremmo essere abbastanza buono su tutto. Dovrei avervi detto quanto era di più importante dirvi, compreso il discorso della halfway che era essenziale secondo me. Queste sono le centrature, ricontrollatele. Ricordatevi sempre che gestisco due gruppi trader su Facebook, uno totalmente gratuito in cui si può andare tranquillamente a studiare e a fare domande per quanto riguarda l'analisi ciclica evoluta, mio parto, l'altro è per pro, per chi vuole investire più tempo con me e fare formazione continua e valutare ipotesi di trade. A ognuno il suo. Io sono un consulente, non sono un venditore. Per cui fate i vostri conti e, come al solito, capite se volete fare da carta da parati oppure se diventare giocatori. Buona giornata a tutti, anzi, buona domenica a tutti.